All'interno di Teramo Natura Indomina, tre eventi organizzati dal gruppo podistico Amatori Teramo. C'è il primo trofeo Natura Indomina, una stracittadina, c'è una passeggiata tra l'arte e la storia e una passeggiata notturna. Allora, la passeggiata l'abbiamo fatta, a parte che sono 2 anni che non possiamo fare la maratonina, quindi per Teramo manca molta questa mancanza, purtroppo per problemi seri. E abbiamo pensato di fare questa stracittadina a settembre ed unirla al 1° maggio prossimo, con la speranza di che la maratonina torni e di abbinare la classifica sia a settembre che a maggio, con dei punteggi per premiare le persone, le palestre, gruppi, e fare una classifica in 2 eventi e non più a uno. Chiaramente il prossimo 1° maggio, se riusciamo a fare la 41esima edizione, doveva essere la 43esima, riusciamo a fare la 41esima, oltre alla maratona faremo una grande festa, perché vuol dire che le cose sono tornate normali. Meno male che siamo riusciti a fare la 40esima, che è stato un evento molto grande, e per noi, anzi, qualche volta siamo rimasti in difficoltà perché c'era tanta di quella gente, che siamo riusciti alla fine a fare delle cose egregie. E niente, adesso stiamo lasciando un po' di spazio ai giovani, perché noi vecchietti sono anni che facciamo questa cosa, stiamo dietro le quinte, però io personalmente sto cercando di portare avanti dei giovani e ci stiamo riuscendo anche in questa cosa. Largo e giovane, ha detto il presidente, ma infatti si parte con una passeggiata tra arte e storia domani, giovedì 29 luglio, e poi il 12 agosto una passeggiata notturna. Sì, domani, giovedì 29 luglio, partirà questa passeggiata per il centro storico di Teramo, toccando i vari punti di interesse storico, grazie anche all'app Scopri Teramo. Sarà una passeggiata di circa 8 km aperta a tutti, mentre in occasione della Notte San Lorenzo, il 12 agosto, avremo questa notturna, quindi una passeggiata sotto le stelle con le torce, sarà circa di 6,5 km, anche se il percorso è ancora da decidere. Anche questa manifestazione sarà aperta a tutti e ringraziamo sia l'amministrazione comunale che l'organizzazione Big Match per averci permesso di entrare all'interno di questo grande progetto che è Natura Indomita. E poi si potrà vedere il percorso anche attraverso l'app Scopri Teramo. Sì. Tecnologicamente è una cosa in più. Sì, esatto, perché ci illustrerà proprio i punti storici, sia con fotografie che con una breve storia, e appunto invitiamo tutti a scaricare quest'app.